Giornata di grande emozione, Presidente, non soltanto per Molfetta ma per tutta l'area del Nord Barese. Non solo di emozione ma di gioia intensa, siamo davvero tutti molto commossi e speriamo che oggi sia il primo passo perché il processo di canonizzazione di Don Tonino si concluda e positivamente in termini molto celeri, speriamo. Qual è il suo ricordo più vivo di Don Tonino? Il mio ricordo più vivo è quello della sua partecipazione agli eventi degli umili. Era una sua costante questa, dovunque c'erano gli umili, lì la sua presenza si sentiva ed era una presenza di lievito, suscitava speranza, suscitava emozione, suscitava positività. Assessore, un giorno di grande gioia e di grande emozione in questa chiesa oggi. Sì, è un momento in cui il popolo si ritrova attorno al suo profeta. E io penso che per questo popolo Don Tonino è già santo. Aspetta solo che la Chiesa lo ratifichi formalmente, ma per tantissime persone Don Tonino è già un motivo profondo di cambiamento di vita. Un ricordo di Don Tonino? E ce ne sono tanti. Stavo appunto ricordando il momento in cui Don Tonino, piagato dal cancro, lancia l'utopia suprema, diciamo, che la sua profezia riuscì ad intuire, la marcia Sarajevo, insomma, nel dicembre del 92. Sindaco, un momento di gioia per tutta la città, si è trovata lei ad essere il sindaco quando Don Tonino ha completato il percorso per la sua beatificazione. E la comunità sente moltissimo questo momento, si stringe attorno a quello che per noi rimane il pastore, diciamo, della nostra memoria ma anche del nostro presente, perché io ho 14 anni quando è andato via, però anche la mia generazione lo ricorda come un testimone insuperabile, davvero inarrivabile. Il sorriso buono di Don Tonino aleggiava nella cattedrale di Molfetta questa sera. È vero, sono d'accordo. Una emozione non soltanto per chi ha celebrato ma anche per chi ha assistito. E certo, anche per voi che avete seguito con tanta partecipazione e con tanta fede e continuate a pregare perché così la causa raggiungerà al più presto i suoi obiettivi. Un giorno tanto atteso e sotto la sua direzione Don Tonino adesso parte per Roma per l'ultimo viaggio prima della beatificazione. Beh, certo, adesso comincia, direi, la fase più impegnativa, che è quella romana. Noi abbiamo compiuto, speriamo, così immaginiamo, un buon lavoro. Speriamo che venga apprezzato a Roma, ma noi siamo fiduciosi. Naturalmente per noi il lavoro non è finito, continueremo a seguire questo cammino, questo processo, anche nella fase romana e poi aspettiamo gli eventi, aspettiamo belli eventi, per cui insomma ci mettiamo davvero tutto l'animo, tutto il cuore per poter arrivare a dei risultati che tutti aspettiamo.